Vieni. Vieni. Vuoi dare una mano a una persona? Che regalo più grande gli puoi fare che non ascoltarla? Cioè, devo stare zitto? No, ascoltare vuol dire stare zitti mentre l'altra persona parla, leggere, ascoltare quello che ha da dirti. E poi? E poi cercare di capire cosa quella persona sta cercando di dirti, cioè oltre alle parole letterali, questa persona cosa ti comunica? Sto male, sto soffrendo, sono incazzata, mi rode il culo perché è successo qualcosa che non mi sta bene, sono insoddisfatta perché le cose non vanno nella direzione che vorrei. Cosa dice fra le righe quella persona? Che tipo di aiuto, di feedback, di consiglio ti sta chiedendo? Prima di dare una risposta, prima di schierarti da qualche parte, prima di dare dei consigli, di suggerire fai così, cos'ha, cerca di capire veramente bene quella persona, cosa sta cercando, perché è venuta da te a dirti queste cose. La prima cosa, per quanto possa sembrare semplice e ovvia, è cercare di capire se uno ha capito. Quindi uno dovrebbe dire: scusa, fammi capire bene, ho capito che ti è successo questo, quest'altro e che tu ti senti veramente così perché pensi che... verificare, dare indietro al tuo interlocutore quello che lui o lei ti ha detto. Verifica se hai capito veramente bene, perché scoprirai che nel 50% dei casi quella persona dice: no, guarda, non intendevo quello, intendevo dire che... ah, allora vedi, c'è qualcosa di più. Ascolta e poi leggi fra le righe. Cosa sta cercando? Un incoraggiamento? Sta cercando un conforto? Sta cercando qualcuno che si schieri dalla sua parte? Sta cercando un tuo consiglio? Chiediglielo. Vuoi un mio consiglio? Vuoi sapere come fare io? E allora daglielo. Ma non regalare, non dispensare consigli, suggerimenti, indicazioni a chi è in difficoltà e condivide con te il bisogno di un aiuto. Pensa a te stesso quando sei in questa situazione, quando proprio ti rode qualcosa, ce l'hai dentro, che tipo di persona vorresti avere davanti? Qualcuno che ti ascolta con interesse, che non ti giudica, che non spara subito consigli e suggerimenti, ma anzi ti fa qualche domanda, cerca di capire meglio. E se tu gli chiedi: ma tu cosa faresti in una situazione del genere? Allora ti dà i suoi consigli, ma non li spinge, non li forza, non cerca di dirti: sei un deficiente, non hai capito niente, dovresti fare così e cos'ha. Quando una persona chiede aiuto ha bisogno di essere ascoltata, e ascoltare è il più grande regalo in assoluto che un essere umano possa fare ad un altro.